Oggi 11 luglio 2024, come sempre prima di incominciare vi ricordo che se questi video vi interessano potete iscrivervi al canale YouTube così come al canale Telegram Il Vento di Nord-Est e visitare il sito Il Vento di Nord-Est. Tutti i riferimenti sono facilmente ritrovabili nella descrizione. Il vertice nato è incominciato a Washington, molte aspettative, ma la direzione sembra essere quella destinata a portarci sostanzialmente verso una grande, grandissima delusione. Il problema si è manifestato subito, fin dall'inizio, nel momento in cui quello che risulta irreversibile è l'inizio del percorso di adesione dell'Ucraina alla Nato. E il, come detto, lo sottolineiamo questa parola, il problema, perché rappresenta la questione, rappresenta quello che, se vogliamo, è stata la storia negli ultimi trent'anni. Eh, perché con la conclusione della guerra fredda, quel 9 novembre 1989, il crollo del muro di Berlino è identificato sostanzialmente come la fine di quel percorso iniziato nel giugno del 1914 con l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca Francesco. Ferdinando ebbene quel periodo terribile che ha caratterizzato la storia del Novecento, la Grande Guerra o meglio la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda e tutto ciò di terribile che c'è stato in quegli anni ebbene di fatto ha portato l'umanità ma soprattutto l'Europa a guardarsi e a confrontarsi con se stessa, con la propria storia e da lì anche la volontà, la volontà di di dare il via a quel percorso legato in particolare a una unificazione europea affinché da un lato tutto quello che si era vissuto non succedesse più ma poi la politica ha portato in altre direzioni come a dire una sorta di unione di paesi ma sotto l'egemonia l'egemonia sostanziale in una fase iniziale da parte dell'Unione Sovietica nel post seconda guerra mondiale e nella parte occidentale degli Stati Uniti e dopo sostanzialmente l'Europa assoggettata agli Stati Uniti ovviamente con delle eh, situazioni storiche che hanno mostrato anche questioni e soprattutto delle situazioni di eh, particolare attenzione tra Europa e Stati Uniti con maggiori momenti di debolezza per gli Stati Uniti ma in questo momento L'accelerazione per quanto riguarda la debolezza europea è ben che evidente, un'Europa assolutamente incapace di riuscire a portare una propria visione, un proprio interesse, una propria direzione nell'ambito della politica, della politica non solo estera, ma anche, se vogliamo, di quelle che sono le relazioni interne tra gli Stati membri. Insomma, mai così deboli se eh, vogliamo. E questa tendenza sta proseguendo. Sta proseguendo perché anche da questo vertice nato con l'adesione dell'Ucraina nel contesto della eh, Nato, questa volontà irrevocabile, come è stato ribadito più e più volte anche dallo stesso uscente Stoltenberg. Ebbene, questa adesione, ipotesi di adesione irrevocabile dell'Ucraina eh, dell alla Nato non porterà assolutamente a niente di positivo anche perché il problema è proprio questo quella guerra nasce sostanzialmente da quella volontà che è stata manifestata nel corso di questi anni quel post 1989 quella debolezza quella conclusione dell'unione sovietica quella russia che doveva sostanzialmente ricostruirsi completamente ebbene quella guerra nasce, quella in Ucraina nasce da questa ehm, visione strategica di un sostanziale accerchiamento della Russia, fortemente voluto dagli Stati Uniti e appoggiato in maniera eh, totale, se vogliamo, dal contesto non solo dei Paesi membri dell'Unione Europea, ma anche dei, della realtà che in questo momento si vede ehm, collocata in, quel, in quella posizione che viene definita come blocco occidentale. Ma la problematicità di una contrapposizione con la Russia che sia una contrapposizione diretta che sia una contrapposizione indiretta fa sì che l'Europa economicamente e produttivamente sia assolutamente debole e soprattutto dipendente, dipendente dalla politica, dalle scelte strategiche, economiche e finanziarie degli Stati Uniti. Lo abbiamo evidenziato nello scorso video che cosa è significato per il Regno Unito l'uscita dal Unione Europea, come dire, alla ricerca di un'indipendenza per cadere poi nella dipendenza degli Stati Uniti. Ebbene, l'Unione Europea in sé non riuscendo a trovare una forza in se stessa, di fatto va sempre nella stessa direzione, andando ad abbandonare quelle che sono quegli elementi peculiari per la propria ehm, produttività e competitività, ovvero quelle risorse energetiche di cui era po di è poverissima e che sostanzialmente la vedeva guardare soprattutto Germania e Italia nella direzione della Russia rinunciare a quelle risorse energetiche è stato uno dei più grandi errori strategici che potevano essere fatti ma soprattutto le valutazioni derivano anche sulle effettive motivazioni della rinuncia a tutto ciò perché di fatto questo ha portato sostanzialmente a un salto a un salto verso il baratro e questo salto si sta amplificando sempre di più più perché abbiamo avuto ben modo di vedere l'assolutamente assolutamente l'inconsistenza del vertice di pace che si è tenuto a Lucerna in Svizzera solo poche settimane fa che non è stato nient'altro che un triste spot uno spot eh, politico elettorale possiamo chiamarlo un po' come vogliamo, ma la realtà delle cose è stata che è stato una, una, un incontro, una riunione veramente inutile ed era inutile già nel momento in cui ehm, veniva organizzata. L'assenza della Russia, l'assenza della Cina dice tutto quanto. Da parte ovviamente di questo incontro, l'unica figura che di fatto si oppone a una sostanziale visione politica in questo momento che va in una direzione di contrapposizione nei confronti della Russia è rappresentata da Viktor Orban, Viktor Orban criticatissimo nel contesto dell'Europa, eh, possiamo definirla ancora in un modo così immaginario, ehm, legata all'immaginario collettivo Europa occidentale, ma Viktor Orban ha una motivazione per essere Viktor Orban in un contesto ungherese qual è quello contemporaneo. Un'Ungheria che tradizionalmente l'ha sempre vista essere schiacciata, schiacciata ancora nei tempi del, del periodo eh, dell'impero ehm, asburgico, ottenere l'avanzamento diciamo, nel momento in cui eh, l'impero asburgico guardava e diventava Austria-Ungheria, dando all'Ungheria stessa un posizionamento importante nel quadro della geopolitica di quel periodo storico, ma che poi successivamente nel terribile Novecento che di fatto spazzava via l'impero austro-ungarico e trasformandolo poi in quella che sarebbe stata un'Europa dell'Est, sostanzialmente assoggettata all'Unione all'Unione Sovietica, nuovamente proprio l'Ungheria guardava a, a una sorta di percorso di slegame dalle dipendenze e dalle presenze di influenze esterne. L'Ungheria l'influenza esterna. Non le guarda mai con eh, favore. Storicamente non le guarda con favore, sempre alla ricerca di un'affermazione di se stesse della propria sovranità, diventando il perno centrale in questo momento di quello che potrebbe rappresentare un passo successivo, ovvero una divisione, una divisione all'interno della stessa Europa che vede sempre di più crescere un malessere, un malumore nei confronti di una politica che non vuole assolutamente prendere delle direzioni nuove che non vuole assolutamente cambiare nonostante sia stato dimostrato più e più volte che i cittadini europei vogliono cambiare non vogliono più questa linea politica hanno vissuto gli ultimi cinque anni in maniera non solo deludente ma in maniera molto molto difficile L'adesione eh, che in questo momento sembra irrevocabile, così è stato detto, il, il percorso irrevocabile dell'Ucraina nel contesto della Nato non va a giovare, non giova per i popoli, non giova soprattutto per il popolo ucraino che vedrà proseguire la guerra, non solo vedrà proseguire la guerra, ma porterà l'Ucraina molto probabilmente a diventare proprio quello che per l'Europa non deve assolutamente diventare, ovvero un contesto estremamente sem vicino a quella che è la situazione irrisolta tra Corea del Nord e Corea del Sud, come dire una guerra congelata pronta ad essere lì, ad essere sempre ehm, ehm, nella situazione di infiammare il eh, contesto e facendo sì che la contrapposizione potenziale alla fine vada a bloccare tutto. L'Ucraina potrebbe diventare... Proprio questo perché i toni assolutamente ehm, eh, non eh, favorevoli a nessuna soluzione, a nessun dialogo, a nessuna forma di un quantomeno di un inizio di un qualche cosa che possa portare effettivamente a, eh, a concludere questa vicenda, eh, non, non, ce ne sono, non ce ne sono proprio all'orizzonte. E non ce ne sono stati, lo abbiamo ripetuto in tantissime occasioni, ancora in fase iniziale, durante la guerra, niente, non c'è stato assolutamente niente. Tutti i tentativi sono finiti nel nulla, assolutamente la determinazione è questa. E la Nato, in quanto tale, la Nato, dice Giorgia Meloni, deve... Iniziare un percorso di cambiamento per adattarsi appunto allo stesso mondo che cambia, come dire una NATO che guarda la situazione e cambia proprio per quanto accade nel contesto globale. Verrebbe però da chiedersi se non sia stata proprio la NATO a modificare le situazioni alle quali noi stiamo assistendo nel contesto globale, perché se vogliamo la vicenda ucraina-russo-ucraina eh, -ucraina ha portato a una situazione drammatica per, che sono, per quelli che sono i contesti, per quelle che sono le realtà, ma grazie anche a tutta la quantità di armi, non in nome NATO, ma in nome degli stati membri, che sono arrivati nel contesto appunto del dell'Ucraina fino ad arrivare ai missili Atanks statunitensi utilizzati direttamente nel territorio russo proprio per andare nella direzione sempre peggiore che quella appunto di un attacco diretto anche se giocare con le parole porta a vedere una giustificazione nell'andare a colpire obiettivi che di fatto eh, rappresentano il punto di partenza per un attacco russo in, questo, in questa situazione. La comunicazione politica ci fa molto riflettere. In questo caso è un'unione tra la comunicazione politica e la comunicazione di guerra. Gli attacchi russi che si stanno portando a Kiev hanno mostrato la drammaticità della guerra, ovviamente, al centro dell'attenzione. Sempre le prime, tra le tante vittime, che sono appunto i bambini. E da lì, ovviamente, lo sdegno e le parole di accusa nei confronti della Russia, per quanto si è visto negli attacchi. A Kiev, ma anche qui il gioco della comunicazione ci mostra delle questioni particolarmente delicate, sensibili, fragili, che mettono in evidenza come poi quella. Quella, quel, quelle condanne diventino appunto strumento di comunicazione politica, perché quanto succede nella striscia di Gaza non trova, se vogliamo, una pari condanna, così come quello che accade invece a Kiev, di situazioni drammatiche. Che abbiamo visto nel corso di questi ultimi vent'anni, che hanno messo al centro proprio i bambini come le prime tra le vittime nei contesti delle guerre, ce ne sono state tante. Non possiamo sicuramente dimenticare i bombardamenti di Baghdad, tanto per ricordare qualche cosa che vedeva in quel caso eh, protagonisti proprio gli Stati Uniti in un'operazione di guerra d'attacco, anche se in quel caso il nome era differente, veniva chiamata guerra preventiva per quelle famose armi di distruzione di massa che non furono mai trovate. Insomma, non giochiamo in queste situazioni. Le responsabilità devono ovviamente essere prese da chi è responsabile. Noi stiamo assistendo ad una situazione di guerra oggettiva, una situazione che caratterizza i primi decenni del, eh, del nuovo eh, millennio, guerre vere e proprie finalizzate a determinati interessi. Eh, L'Ucraina, lo ripetiamo, questa volontà eh, di, del percorso irrevocabile di entrata di Ucraina nella NATO rappresenterà sostanzialmente la caduta nel baratro, perché da qui non se ne uscirà a meno che non si decida di ritornare sui propri passi e quel irrevocabile non diventi un qualche cosa di maggiormente discutibile. È difficile riuscire a conciliare quanto si voleva dire nelle intenzioni prima del vertice di pace di lucerna e quanto si è portato immediatamente dopo anche perché le cose non vanno nella stessa eh, direzione insomma noi stiamo assistendo a questa eh, guerra questa guerra che gioca su molteplici aspetti ma che ormai la eh, disillusione da parte dei cittadini non solo europei ma da parte del cittadino mondiale nei confronti della politica ebbene che vedi Evidente. Ormai non ci crede più nessuno, questo è il discorso base e lo vediamo anche con la scarsa attenzione che viene rivolta proprio ai politici contemporanei. Proprio nella direzione dei politici contemporanei si guarda molto. A Donald Trump, ormai Donald Trump a meno di alcune sorprese che potrebbero intervenire come un cambio sostanzialmente nel partito democratico del candidato Joe Biden, lì le cose potrebbero forse riaprire i giochi, Donald Trump è destinato a andare verso la sua rielezione alla, alla Casa Bianca. Donald Trump la Nato non la vede favorevolmente, ma non la vede favorevolmente per un discorso legato ai costi, come a dire gli europei devono fare di più ed è proprio questo l'oggetto della discussione anche di questo vertice. Gli europei faranno di più perché le spese aumenteranno, insomma, come a dire, ricadranno sui contribuenti europei, spese aggiuntive per la Nato, si parla del 2% del PIL, quindi questo significa un notevole una notevole ehm, partecipazione finanziaria a questo a questo percorso se poi Aggiungiamo anche per quanto riguarda i paesi legati all'Unione Europea anche questioni più eh, indirizzate a politiche come le politiche green, come tante altre cose, la, 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 la transizione ecologica, eccetera, eccetera. Insomma, di fronte a una crisi portata da scelte legate alla rinuncia delle risorse energetiche, viene da chiedersi questa Europa. Qual, quale direzione prenderà, quale sarà il suo destino. Per questa puntata abbiamo concluso.